vasta operazione antimafia della Procura nei confronti del clan Mallardo. Squadra mobile, centro operativo della DIA e del nucleo investigativo dei Carabinieri e del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza hanno eseguito numerosi arresti nei confronti di esponenti di vertice del clan di imprenditori, compiendo anche vari sequestri. Tra gli arrestati, Anna Aieta, moglie del superboss Ciro Mallardo. Le sorelle della donna hanno sposato i boss Bosti e Contini. In carcere con l'Aieta, Salvatore Lucente, marito di una figlia di Salvatore Mallardo. Ai domiciliari invece sono finiti gli imprenditori Ciro Nadi De Fortis e Gaetano Esposito. E rapina a mano armata in un centro al Vomero. Tre malviventi con il volto coperto hanno fatto irruzione in uno studio medico e hanno messo a segno un colpo da 7.000 euro. Il blitz ieri sera, intorno all'orario di chiusura, erano le 19.45, ai danni del poliambulatorio di via San Giacomo dei Capri Medicenter. I delinquenti, pistola in pugno, si sono introdotti all'interno dello studio e hanno chiesto al dipendente di accompagnarli nell'ufficio della direzione, una richiesta mirata. Infatti in quella stanza è custodita una cassaforte dove viene conservato il denaro. Il titolare dello studio medico, sotto la minaccia delle armi, ha dovuto cedere alla richiesta estorsiva e consegnare i soldi. I rapinatori, presi contanti, si sono precipitati all'uscita, dove ad attenderli molto probabilmente c'era un quarto complice, e hanno fatto perdere le loro tracce. Sull'episodio indaga la polizia. E c'è un primo indagato nell'inchiesta sul caso del video hard di una 19enne di Pozzuoli, finito sul web senza il consenso di lei. È il 22enne studente universitario che compare nel video insieme alla ragazza e che nei giorni immediatamente successivi al clamore mediatico del caso, a fine settembre, ipotizzò una intromissione abusiva sul suo smartphone. Dalle indagini è emerso che sarebbe stato il giovane studente con il suo telefono ad inviare ad alcuni amici il video che lo ritraeva in momenti di intimità con la 19enne che frequentava proprio in quel periodo. Lo avrebbe fatto per gioco, per vantarsi. Lo ha fatto, invece sostiene l'accusa, senza il consenso di lei e quindi violando la privacy della sua compagna. Un ufficiale della Guardia di Finanza è finito agli arresti domiciliari nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, nei confronti del quale da tempo sospeso ormai dal servizio perché coinvolto anche in pregresse vicende giudiziarie, è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per il reato di millantato credito. La misura è stata eseguita dai finanzieri della sezione di Polizia Giudiziaria di Caserta. L'indagine trae origine dalle dichiarazioni di un amministratore di una società di Arzano, operante nel settore del pellame, il quale aveva dichiarato che, al fine di evitare controlli alla propria azienda, aveva consegnato 5.000 euro nel 2013 all'ufficiale. Successive indagini hanno permesso di trovare riscontro alle dichiarazioni dell'imprenditore e di ricostruire l'intero episodio, accertando l'effettiva consegna del denaro all'ufficiale della Guardia di Finanza. Ci sarebbero motivi di natura personale dietro un'aggressione avvenuta a via Vignarello a Somma Vesuviana, anche se i carabinieri non escludono nessuna ipotesi. Un uomo di 31 anni incensurato ha colpito con 8 coltellate un 49enne bucandogli un polmone. Il 31enne si è poi dato alla fuga rifugiandosi in una sua casa di Lauro in provincia di Avellino, dove è stato successivamente rintracciato dai militari. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Bellizzi Irpino. L'arma usata per l'aggressione è stata ritrovata dai militari in un tombino e sequestrata. La vittima invece è stata trasportata all'ospedale di Nola, dove è ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. E la città di Napoli si prepara al Natale con una serie di dispositivi di traffico che dovrebbero alleggerire il peso delle auto nelle aree del centro antico, dove a breve saranno istituiti anche sensi unici pedonali e di via Chiaia. Con una ordinanza è stato istituito in particolare un dispositivo al traffico temporaneo e di limitazione all'accesso alle strade del centro antico. Il dispositivo entrerà in vigore domani e sarà valido fino al prossimo 8 gennaio. In pratica la zona a traffico limitato dei decumani diventa pedonale, dunque le limitazioni per le auto degli aventi diritto si assottigliano sensibilmente. Per particolari e precisazioni degli orari potete collegarvi con il nostro sito www.telecaprinews.it per scoprire tutta l'ordinanza. Bene, ed era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, come di consueto prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi.